Onorevole Stucchi, un commento alla manovra che ha presentato il ministro Tremonti. Diciamo che è un buon inizio, un buon documento su cui lavorare, naturalmente non è perfetto, naturalmente può essere modificato in parti anche importanti per quanto riguarda l'impianto complessivo e credo che se ci sono delle proposte migliorative a saldi invariati ci sia tutta la disponibilità, ci debba essere tutta la disponibilità da parte del governo di accettare le proposte che arriveranno durante l'iter parlamentare. Non credo che la soluzione migliore sia blindare il testo sia al Senato che alla Camera, ma almeno in una delle due Camere deve essere svolta un'analisi approfondita del documento, deve essere svolto, diciamo così, quel lavoro che è necessario fare per poter essere certi che questo testo, il testo finale che verrà licenziato, sia corrispondente a quelli che sono perlomeno gli indirizzi che la Lega ha richiesto a Pontida e dopo naturalmente alle aspettative complessive di tutto il Paese. Noi tuteliamo in primis la gente del Nord, abbiamo fatto delle richieste specifiche, ma sappiamo anche che le richieste che noi abbiamo fatto per la gente del Nord sono richieste che vanno bene per tutto il Paese. Tra i temi che la Lega vuole approfondire c'è quello delle pensioni. Proprio oggi il ministro Sacconi ha aperto eventuali modifiche. Beh, diciamo che il segretario federale Umberto Bossi è stato molto chiaro sul discorso delle pensioni, le donne non si transigeva e quindi dovevamo assolutamente impedire questo tipo di iniziativa, anche se l'iniziativa comunque è molto diluita nel tempo. Noi abbiamo fatto modificare l'impianto originale del documento in sede di Consiglio dei Ministri, adesso siamo aperti ad ulteriori proposte migliorative per quanto riguarda i lavoratori veri, i lavoratori del nord, la gente che si è rotta le mani nelle fabbriche, la gente che si è rotta le mani nelle catene di montaggio, la gente che veramente ha lavorato, magari iniziando a lavorare a 14-15 anni con i libri, avendo lavorato qualche anno prima anche senza essere in regola.